Eccomi qua, ciao ragazzi, non avevo neanche voglia di accendere le luci, non avevo nemmeno voglia di fare le slide, quindi oggi facciamo le pagelle alla vecchia maniera, senza grafica, chiacchierate, saranno anche molto veloci, ho pochissime cose da dire sui calciatori, ho tante cose invece da dire, cioè in realtà pochissime sui calciatori in riferimento a questa partita, nello specifico, intendiamoci. Ne ho tantissime invece per la situazione Juventus, ne abbiamo già parlato qui su YouTube in un video che sta andando tantissimo, ne ho già parlato anche in un altro video che è uscito su Numero Dies, vi invito a recuperarvelo, eventualmente il link per scaricare Numero Dies è qui sotto in descrizione, fatelo assolutamente. E ragazzi, io direi di partire per fare veramente una chiacchierata molto veloce e se rimane qualche minuto anche alla fine vorrei andare più sul tattico di questa partita, ma me la voglio togliere subito, eh. Non ci sarà la reaction perché non c'entra qui reagire, le pagelle saranno corte, non ci sarà analisi se non questa breve, in questo video, Monza Juventus me lo voglio togliere subito dai maroni. Subito dai maroni. Domani voglio iniziare a parlare di altre cose perché mi rifiuto di pensare che non possano esserci aggiornamenti per quanto riguarda la situazione della Juventus. E quindi Allegri e Landucci, perché oggi in panchina c'era Landucci e quindi è giusto inserire anche lui, ma la partita ovviamente l'ha preparata Massimiliano Allegri, si beccano due perché avevo dato 3 nella partita col Benfica, ma questa è decisamente peggio nella partita col Benfica, perché almeno giochi in Champions, giochi una partita dall'alto grado di difficoltà in una competizione molto difficile. Questa volta giocavi in Serie A, in trasferta, in uno stadio che non aveva mai vinto, in Serie A non aveva mai fatto i 3 punti, con l'allenatore appena esonerato, venivano da un punto miracolato la scorsa settimana, anche rubacchiato con il Lecce, venivi da due delusioni fortissime come quella col Benfica e quella anche se vogliamo con la Salernitana. E a forza di aspettare queste reazioni, niente, non arrivano certo agli uomini contati, ma anche qua probabilmente ci sono delle responsabilità per quanto riguarda lo staff tecnico e quindi a livello di preparazione, a livello della forma fisica dei calciatori e quindi non si può salvare niente, è il punto più basso ufficialmente, questo è il punto più basso della recente storia juventina degli ultimi 10 anni di Juventus e quindi di conseguenza anche il punto peggiore per Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve. Io non posso pensare che la Juventus possa prendere in considerazione l'ipotesi di andare avanti insieme, perché qui non si sta parlando di un discorso solo dell'allenatore che non funziona più, non si sta parlando di un discorso economico e quindi no, costa troppo esonerarlo, costa troppo prendere un altro allenatore. Qua ci sono tre entità diverse che sono la dirigenza, l'allenatore e i calciatori, sono tre mondi separati tra di loro, non si parlano, sono tutti in conflitto tra di loro, i giocatori non seguono più l'allenatore, probabilmente una parte di dirigenza non ha più fiducia nell'allenatore, l'allenatore probabilmente nemmeno si fida della squadra e ha bisogno di parlare tramite un'intervista non concordata dalla dirigenza per far dire alcune cose, quindi anche lui magari non sente più l'appoggio. Qua è saltato tutto, qua è saltato il banco, non si tratta più di cambiare allenatore, si parla di cambiare l'uomo Massimiliano Allegri, che in questo momento probabilmente è diventato scomodo all'interno della Juventus e lo stiamo vedendo di gran carriera, veramente. Non voglio parlarne un po' più con calma di questa cosa, ma è implosa la Juventus, ragazzi, facciamo prima dire che è implosa la Juventus. Il mio fine alla fine è ancora qui, perché non è la fine, è la fine di questa storia, di questa avventura. Ma non è la fine della Juventus, perché la Juventus tornerà, assolutamente. Perin, sei. È l'unico sufficiente, ve lo dico subito, perché il gol che subiamo non è colpa sua. De Sciglio, 4 e mezzo, perché non mi ricordo veramente mai di aver visto praticamente De Sciglio in campo oggi. Non ho grossi ricordi, se non un paio di cross dalla destra, anche magari usciti male. Gatti, 4, perché fa un grosso errore sul gol del Monza, si perde completamente l'attaccante e quindi è un errore da matita rossa e un errore da 4 in pagella. Bremer 5, leggermente meglio di Gatti, anche lui comunque non fa chissà che cosa. Una delle poche cose per cui mi ricordo Bremer è in quell'azione che fa in contropiede insieme a Danilo, in cui veramente ho pensato è l'unica volta in cui abbiamo la possibilità veramente di fare gol e l'hanno fatta due difensori, Bremer e Danilo. 5, si becca pure Danilo, proprio per il discorso che abbiamo fatto pochi istanti fa con Bremer, e cioè è l'unica azione che ricordo davvero costruita dalla Juventus, non me ne ricordo altre. Infatti, se ho letto bene, la pericolosità, l'indice di pericolosità sulle ripartenze della Juventus è dello 0% oggi, nel report della Serie A non è nemmeno messo, quindi non c'è. Paredes 5, perché anche qua di Paredes mi ricordo soltanto due calci da fermo. Io mi sono riguardato gli highlights anche adesso, prima di fare le pagelle, per cercare di capire un attimo. Ci sono soltanto azioni del Monza. Se andate su DAZN a vedervi gli highlights, ci sono soltanto azioni del Monza. La Juventus su YouTube prima aveva caricato il video degli highlights, io ho commentato dicendo che potevano evitare di caricarli. Ho cercato quel video per riguardare gli highlights e non lo trovo più. Quindi magari addirittura il canale YouTube della Juve ha tolto il video degli highlights.
siamo dei livelli di assurdità, quindi Paredes 5 me lo ricordo solo lì. Miretti 5, un po' di voglia Miretti ce la mette sempre, però viene fagocitato da quello che è la Juventus oggi, e cioè un mare di sterco e niente di più, perché oggi la Juventus non è niente, non ha punti di forza, ha soltanto punti deboli e ha soltanto fratture all'interno della società, della squadra e dei tifosi anche, che forse per la prima volta sono davvero uniti su un fronte, cioè quello del cambiamento, perché così facendo si è soltanto complici di questo scempio, e continuando in questo modo probabilmente si è complici di questa delusione. Di Maria, voto 3. Voto 3 perché la sua espulsione ingenua, clamorosa, è anche uno dei motivi per cui probabilmente la Juventus sul campo questa partita la va a perdere. Magari sarebbe stato un pareggio, magari il Monza non sarebbe riuscito a fare gol, non ne ho idea. Fatto sta che questo è successo, perché anche Allegri l'altro giorno parla di cosa avrebbe detto la gente con la vittoria col Benfica, non si è vinto. Cosa avrebbe detto la gente con Di Maria in campo? Di Maria in campo non c'è stato, una reazione nervosa che probabilmente va a testimoniare quello che è il momento della squadra, ma Di Maria si becca 3. E Di Maria, tra questa e non andare sotto la curva l'altra sera, sta iniziando veramente a farmi girare le balle. Perché è vero che sei un campione, è vero che sei uno dei giocatori più importanti della storia recente del calcio, ma non sei sopra la Juventus. E in questo mare di sterco ci stai navigando anche te. E quindi umiltà, orecchie basse e lavorare. Kostic 4, perché che altro voto si può dare a Kostic al pari di McKennie? Non mi ricordo nemmeno se l'ho detto McKennie, ma 4 pure McKennie, perché non ho ancora capito che ruolo ha in campo McKennie, quale posizione viene lasciata McKennie, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Kostic 4 perché comunque anche i cross che andiamo a fare non saltiamo l'uomo sugli esterni, quando mettiamo il cross è impreciso. Vlahovic 4 perché nonostante tutto, nonostante i pochi palloni che arrivano là davanti, quelli che gli arrivano li perde, sbraccia, lotta, perde la palla, perde il possesso della palla, quindi anche lui si sta facendo risucchiare da questa dimensione mediocre, anzi forse qualcosa di meno, della Juventus. E Moise Kean 5 perché il suo voto se lo procura, quando colpisce quel pallone di testa non riesce ad andare ad angolare, e poteva essere forse l'unica occasione creata dalla Juventus veramente bene sugli esterni, quindi Moise Kean si becca il 5. Fagioli e Solé non li voglio nemmeno valutare perché hanno giocato 5 minuti praticamente. Si è giocato 100 minuti e 28 secondi, tempo effettivo 55 minuti e 57 secondi, per un totale del 56% del tempo effettivo. Il Monza ha fatto il 60% del possesso palla, la Juventus quindi si è beccato il 40, di cui 10 minuti e 44 secondi, quindi il 48% nella nostra metà campo, il 52% del nostro possesso palla in quella del Monza con 11 minuti e 39 secondi. Veramente pochissimo, abbiamo tenuto la palla quasi niente. Palloni toccati, Rovella, il nostro Rovella, ha toccato ben 109 palloni, che è il giocatore che ha toccato più palloni durante questa gara. Per la Juve il migliore è stato Danilo con 72, malissimo Di Maria perché oltre al rosso, quindi al minuto 40, tocca soltanto 14 volte la palla. Vergognoso. Tiri 17 per il Monza, 4 in porta, 10 per la Juve di cui 2 in porta, bene, fantastico. Passaggi riusciti per il Monza 472, per la Juve 268, madonna che roba. Nella tre quarti avversaria passaggi riusciti del Monza 134, nostri 72. Passaggi in avanti riusciti per il Monza 274, per la Juve 139. Non c'è mai stata volontà di uscire da questo momento. Vi vorrei far vedere anche l'heatmap e la grafica dei tiri, ma purtroppo non me li sono preparati e sinceramente, guardate, meglio che non vederle queste cose perché vergognoso. Abbiamo toccato 583 palloni in totale, 208 in difesa, 228 a centrocampo, 147 in attacco, di cui 27 nell'area avversaria. 9 Vlahovic, 5 Bremer e 5 Gatti. Analisi della partita veramente molto povera, così come la prestazione della Juventus, e io non voglio veramente più tornare su questa partita perché come dicevo sul numero di ESE, vi invito davvero ad andare a vedere anche quel breve post partita, perché oggi ho caricato 3 video, sono tutti brevissimi. È stato il niente condito col nulla, non c'è stata prestazione, non c'è stata reazione, non c'è stata volontà, c'è stata solamente la conferma che probabilmente questa squadra non segue più il suo allenatore, e in questi casi il cambio in panchina è doveroso. È doveroso, non si può fare nient'altro, perché sennò, torno a dire, si è complici.